Incatenato da 3 giorni alla rotonda di Via Stolelle, all'ingresso del centro commerciale La Cartiera di Pompei, questa è la storia di Fabrizio, 38 anni, due figli, ex operaio della storica cartiera di Via Macello. Per lui e altri 37 ex cartai, il nuovo centro commerciale, sorto dalle ceneri della loro fabbrica, rappresenta il miraggio di un lavoro presto svanito. Impiegati nella ditta di servizi dell'ipermercato, infatti, Fabrizio e altri 7 ex Adicarta sono stati licenziati il 28 luglio scorso e da allora non percepiscono alcuno stipendio. Eppure, per lui come per gli altri compagni di sventura, si tratta della cronaca di un licenziamento annunciato. Gli ex cartai, infatti, sono stati gli ultimi ad entrare ed i primi ad uscire dal nuovo centro commerciale. La Presidenza della Repubblica non ha specifiche competenze per intervenire direttamente in materia. Tuttavia, sottoposto la questione da lei rappresentata all'attenzione della Presidenza della Regione, che comunque è un ente firmatario, che poi vi faccio vedere il protocollo d'intesa della Regione Campania, e del Sindaco di Pompei. Quindi di questa questione se ne deve Vabbè, occupare il occupare il sindaco. Sindaco e la Regione Campania, perché fino ad oggi sta dicendo che il Sindaco sul tavolo delle trattative non può più entrare, perché il suo dovere l'ha fatto. Infatti praticamente noi siamo incatenati fuori dal centro commerciale. Da quanti giorni? Io sono da lunedì alle 6:30. Per quale motivo? È perché sono stato licenziato. Questa è la mia lettera di licenziamento che ho avuto. Praticamente siamo spiacenti di doverla comunicare la risoluzione del rapporto di lavoro in data 28/07/2012 per mancato superamento del periodo di prova. Praticamente mi hanno detto che io non so fare le pulizie. Perché sono andato a casa da mia moglie e dicevo, non so fare le pulizie e quindi sono stato licenziato. Eppure, sulla carta, gli ex cartai erano i più tutelati. La cartiera, infatti, è stata costruita per riconvertire l'ormai dismessa Adicarta e dare lavoro ai suoi operai. Per questo, nel 2006, i sindacati, il sindaco Claudio D'Alessio, Regione e Ministero per lo Sviluppo Economico hanno previsto che nella nuova struttura gli ex dipendenti venissero assunti in via prioritaria a tempo pieno e indeterminato. Grazie a questo accordo è stato realizzato uno dei più grandi centri commerciali della Campania, con concessioni e autorizzazioni di cui molti mettono in discussione la legittimità, contestando abusi o sviste da parte di un'amministrazione che tanto ha investito, come immagine, su questa Già operazione. problemi con la prima Problemi con la ditta. prima Voi siete ditta. subentrate in questa e quando lavoravate, cosa succedeva, insomma? Quando lavoravamo ovviamente avevamo gli occhi addosso di tutti. Quelli della ex Adicarta, Esatto, cioè gli solo gli ex altri colleghi Adicarta, perché gli avevano altri colleghi un trattamento potevano, sì, speciale, speciale, diciamo. potevano prendere il caffè, potevano liberarsi quando volevano, invece noi per andare in bagno a fare pipì dovevamo chiedere a qualcuno, insomma, perché poi non sapevamo quando era il momento di fare facendo 8 ore consecutive, non sapevamo nemmeno se avevamo 10 minuti di pausa, 5 minuti per andare in bagno. Ovviamente la mattina non si marcava nemmeno un cartellino. I primi giorni non avevamo nemmeno abbiamo noi dovuto richiedere un foglio di presenze, per cui Ma voi in questo periodo siete stati contattati dal sindaco, dai sindacati, insomma qualcuno che è stato vicino in questa vostra protesta? In questi momenti, in questi passaggi, sì, eravamo rappresentati dal nostro sindacato e diceva qualsiasi cosa, qualsiasi cosa vi viene chiesta, non vi preoccupate perché sono passaggi che si devono fare in modo obbligatorio, insomma, non è che sono passaggi così, poi non vi preoccupate, state in mani nostre, noi vi abbiamo sempre seguito noi, eccetera, 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 Il sindaco si è fatto vedere in questi giorni. Io sto da 4 giorni, sinceramente il sindaco non l'ho visto, ho visto i commissari, gli ispettori, le polizie, le TV, eccetera, eccetera, ma il sindaco D'Alessio non l'ho visto. Ma io come tutti i pompeani che mi stanno seguendo in questa avventura, diciamo. Non più tardi di 3 mesi fa, infatti, il sindaco Claudio D'Alessio affermava di essere riuscito a realizzare la prima riconversione in Campania da decenni e annunciava, con manifesti sparsi nell'intera città, la soluzione del problema occupazionale dei lavoratori ex Adicarta. Oggi, a quasi 100 giorni dall'apertura dell'ipermercato, possiamo asserire che il problema occupazionale resta, con quasi la metà degli interessati ormai espulsi dal circuito lavorativo del centro commerciale. Nessun sindacato si è fatto vedere alla rotonda.
rotonda della protesta e lo stesso primo cittadino latita. Mancano all'appello anche i suoi manifesti festosi, che adesso dovrebbero essere listati a lutto, ammettendo che la riconversione è fallita. Perché riconvertire non significa solo trovare una nuova destinazione produttiva, ma anche garantire il lavoro di quanti erano occupati nell'impresa precedente. Tutto questo, invece, non è stato fatto. Ma voi, nessuno ha detto che voi non avevate voglia di lavorare. Vabbè, questo qua. Il fatto dei fannulloni non l'hanno detto solo. Ma questo è un danno d'immagine, dei fannulloni. L'ha dichiarato sia al sindaco, con la dichiarata al sindaco in una. Come si chiama? In un consiglio comunale. E lo sta dichiarando COP 7 continuamente, dice figurati se ti prendo io come piccola azienda, non ti posso prendere. Quindi è colpa vostra. È colpa vostra, voi siete fannulloni. Quindi se non lavorate qua non lavorate più. E infatti ieri, in uno stato di rilassamento, perché le 3 di pomeriggio, dopo che stavo da 22 ore, circa 18-22 ore, mi arriva un commissario della polizia e mi dice. L'ispettrice della me e mi dice. Senti, signor De Luca, va bene parlando, dice, qua ci sta l'incontro, dice, non dico niente per iscritto, qua l'incontro, dice, no, ci sta l'incontro, dice, lei che ci fa qua, ormai l'incontro ci sta, dice, posso dare un consiglio però, devo dire, vedi, è stato un consiglio personale, ha detto, ma si tolga da qua, perché poi lei che succede? Ma secondo lei è un'azienda che la vede che si è attaccata, no? Dice, cosa può pensare? Che lei è un sobillatore, c'è uno che esce pazzo e fa casino che la gente gli piace fare. Dice, quindi io devo fare pure io poi dopo, devo scrivere che lei si, per essersi attaccata è un sobillatore. Allora io ho spiegato all'ispettrice che io sto attaccato qua perché a casa non posso andare, perché non ho soldi, in 4 mesi ho preso 1.100 euro, non posso pagare il pigione. Mi stanno aiutando, ma non lo so se a casa mio fratello è venuto a pagare i bolletti, mi è venuto a pagare i pigioni, perché io ho altri 3 fratelli a casa, può essere che, poiché ho 2 figli, uno di 9 anni e l'altra piccola di 6 anni. Ok, quindi sto. Può essere pure che io sto qua, i miei fratelli per solidarietà mi hanno pagato tutto il resto. Cosa intende fare nelle prossime ore? Allora, noi siamo in attesa. Sì, quando, sì, diciamo? Sì. Allora, cosa fino a ottenere? Quando? Allora, le nostre intenzioni sono queste. Noi l'abbiamo scritta anche sul volantino, abbiamo preso una frase di Salemme che dice che il teatrino è finito, perché questo è un teatrino vero e proprio, ma da parte di tutti, penso che è stata chiara, è un teatrino da parte di tutti. Quindi questo teatrino noi ci siamo scocciati di subirlo, ma non per un fattore, perché per un fatto di orgoglio, per un fatto di dignità umana, perché in base a questi giochetti noi ne stiamo pagando le conseguenze economiche, cioè i debiti, sono indebitato a causa loro. Quindi questo sciopero della fame e questo incantatamento andrà avanti affinché non mi daranno la mia proposta di lavoro, ma quella seria però, non questa qua che stanno giocando, quella seria dice, signor De Luca, lei da domani mattina lavora qua, però deve fare la persona seria, la mattina noi montiamo il 7 a sacca, io sono che il 7 mangrivo circa, anzi alle 6 e mezza, mi ci vedo alle 6 la mattina, alle 6 e mezza qua aspetto che apro il cancello e entro. Una proposta seria di mattina dopo aver fatto una nottata, un collega ci ha portato un articolo che è uscito su un giornale locale, i cui sindacati ci tenevano a dire che questa era stata un'azione isolata, ed è vero che è stata un'azione isolata, perché eravamo soli e non ci sono state 2 righe di solidarietà nei nostri confronti. L'articolo sta qua. Siamo da 8 anni e mezzo facendo questa lotta. Dal 2006 e io dopo 8 anni che vicino a mia moglie ho detto guarda, mo vi apre il centro commerciale, avremo una vita serena, andremo avanti, avremo un posto, un lavoro dove il gruppo che ancora cresce, che abbiamo i figli, che abbiamo ritornato, anzi, dopo l'apertura è il 14 giugno, dal 14 giugno al 28 luglio io ho portato una lettera di licenziamento, ingiustificata, e mia moglie ha detto ma fa che sia per uno subillatore. Ma io mo ti lascio proprio, perché sei una persona che non senti. Questa è la realtà dei fatti, pensi di essere stato chiaro per questo. Poi non grazie. So più cosa dire. Vorrei aggiungere una sola cosa, che in mezzo a queste 50 persone che stanno così, ci sono 3 invalidi. Uno si è fatto male nella cartiera e l'hanno riassunto a mettere un posto più adeguato alla sua invalidità. Altri 2 erano entrati come invalidi all'ex Adicar e lavoravano, facevano il loro compito.
adeguate alle loro invalidità lo stesso. Non sono nemmeno stati chiamati a fare il colloquio, sono stati rimasti abbandonati proprio a casa. Sì, questa è un'altra cosa. Quello pure rientrava nell'accordo che avevano preso a Roma. Questa è un'altra cosa da dire, perché questa è la sindacati, cosa più grave. Sindaco e perché tra prefetto. Tra questi tre disabili, in effetti, ci sta il signor Pasquale Cremisi, che è un ragazzo che si è infortunato, delle dannosse, che si è infortunato all'interno della cartiera. Perché questo ragazzo stava lasciando la vita in quel centro commerciale, è vivo per miracolo ed oggi cammina in maniera traballata, ovviamente è un invalido e questa persona... Noi non sappiamo cosa sta succedendo dietro, perché noi delle cose non ci è dovuto saperle, perché ci sono i segreti Pulcinella qua a Pompei, lei lo sa. Poi in tutto questo, dopo, loro ci hanno detto che a settembre c'era un tavolo di trattativa, a che oggi questo tavolo di trattativa non è stato ancora aperto. No, facendo questo po' lui si è incatenato, noi siamo qua con la solidarietà presso a lui, ci è stato detto ieri che questo tavolo verrà domani, giovedì, ci sarà l'incontro. Noi per anni che ci sia l'incontro. Che non abbiano nulla firmato, Ma se loro si... Ci hanno detto, però non sappiamo se ce l'hanno detto per farci andare via da qua, perché forse diamo fastidio a qualcuno, però e stiamo facendo una cosa che voglio sottolineare, perché è una cosa importantissima questa qua. Questa è una protesta civile, cioè nel senso che noi non stiamo dando fastidio, siamo su un suolo che non è né privato e né, quindi siamo qua e stiamo facendo una forma di protesta civile, nessuno alza la voce, nessuno alza le mani, siamo qua seduti tutti insieme e stanno tutti quanti vicino a me a fare la solidarietà. In conclusione, si è comprato il terreno a un prezzo di favore perché la nuova struttura aveva in dote gli operai da ricollocare. Si è fatta una costruzione imponente con tutte le autorizzazioni del caso e intanto gli operai sono in strada. È come se si comprasse una casa con degli inquilini, ottenendola a un costo più basso per poi sfrattare i suoi abitanti. Tutto questo non sarebbe possibile in un paese democratico, dove la legalità è la premessa dei rapporti civili. Né sarebbe tollerabile che un primo cittadino, che ha tagliato il nastro inaugurale del centro commerciale e si è sempre proclamato vicino ai lavoratori, da tre giorni non venga a manifestare neanche un segno di solidarietà umana a una persona che vive una situazione drammatica. Ma ovviamente questo non è un paese normale, è il paese di Pinocchio, dove i patti non sono rispettati e le promesse non sono mantenute, nell'indifferenza complice di quanti pensano che la campana suoni sempre per gli altri.